intanto in area di rigore, la conclusione di Belingheri che sfiora il gol, grande risposta di Minelli. Intanto la conclusione di Corbia, e qui invece il portiere bravissimo è Mazzoni. Benali, scaglia, largo a sinistra c'è Colì, la palla invece nel mezzo a cercare Caracciolo, poi al volo, una gran botta di Corbia, ancora una risposta di Mazzoni. Emerson, palla a cercare Bernardini, con una mano, sì, con una mano Colì, ed è calcio di rigore per il Livorno, con una mano Colì. Batte Cutolo, sinistro para Minelli. Recupera ancora il Livorno, palla dentro per Siligardi che taglia. Ancora molto reattivo, molto attento Minelli. Lo aspetta Lambrughi, va a Sesto ancora, buon il cross, Mazzoni. Siligardi, gran sinistro, traversa scheggiata, eccolo il sinistro di Siligardi. Ancora Belingheri, può andare, da vantaggiato, in area di rigore, vantaggiato, esce Minelli, e il pallone deviato in calcio d'angolo, ancora Minelli che salva il Brescia. Vantaggiato, viene a ricevere sulla tre quarti Djokovic, mette il cross, buono con il sinistro, deviazione, la palla rimane lì, e poi la deviazione ancora di Super Minelli su Moscati. Corner per Belingheri, vicino c'è Siligardi che batte subito verso il centro dell'area. Djokovic, la palla finisce in rete, il gol di Djokovic, il vantaggio del Livorno al 34esimo minuto. Qui ancora il Livorno può andare con Siligardi, occhio ancora al suo sinistro, prova ad incrociarlo. Il Livorno con un gol di questo ragazzo, Djokovic, vince 1-0 a Brescia.